Tutto esaurito alle OGR di Torino per lo spettacolo FDA Bocca di Rosa e altre storie dedicato al genio e alla musica di Fabrizio De André. Sul palco Bruno Maria Ferrario, che con la sua voce ha incantato la platea fatta di giovani e meno giovani, accomunati dai ricordi legati alle tante storie narrate in musica da De André. Vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi. Passaggi di tempo, ore infinite come costellazioni, onde spietate come i sogni della memoria, e altra memoria non basta ancora, cose svanite, facce e poi il futuro. Personaggio che se n'è andato da ormai tanti anni, se n'è andato dal 99, ma più passa il tempo, e al contrario di quello che succede a molti artisti della nostra epoca, che più passa il tempo più vengono dimenticati, più i loro prodotti artistici perdono di significato, di importanza, con De André invece succede esattamente l'opposto. Più passa il tempo e più i suoi personaggi diventano attuali, diventano straordinariamente potenti e soprattutto continuano a raccontare la nostra società, le nostre contraddizioni, continuano a raccontare l'uomo e soprattutto continuano a raccontare quel mondo degli umili, degli ultimi, quel mondo ai margini che De André ha avuto il grande merito di avvicinarci un po'. Libertà. L'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà, l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato, per un fruscio di ragazze e un ballo, per un compagno ubriaco. È un binomio dovuto all'invito da parte del Comune di Torino, che ha organizzato questa stagione estiva in questo posto veramente meraviglioso. Ma la casualità, a volte bisogna forse non credere al caso fino in fondo. A noi piace pensare che questo sia un luogo dove c'è tanta gente che ci ha lavorato e dove si facevano le grandi riparazioni. A noi piace pensare che De André sia stato un grande riparatore di anime e che continui a esserlo attraverso le sue storie, attraverso i suoi personaggi, attraverso le sue canzoni. Quindi ogni volta che noi riprendiamo in mano una chitarra e
cantiamo la canzone di Marinella, la facciamo in qualche modo rivivere e le diamo una morte che non è quella che ha avuto. Questa di Marinella è la storia vera, che scivola nel fiume a primavera. Il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore. Ma un re senza corone e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu la seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. De André è stato diciamo, l'autore della nostra epoca, della nostra gioventù, ma soprattutto le letture che lui ha fatto di alcuni brani inediti mi ha colpito molto. Adesso andrò a comprare quel libro che lui ha citato, che io non conosco. E comunque De André è stato l'autore della nostra giovinezza. Tutti abbiamo cantato De André, tutti. Da 1 a 1000? 3000? Molto attuale, molto attuale. Via del Campo c'è una graziosa, gli occhi larghi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del Campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Bocca di rosa, sicuramente Bocca di rosa. Sopra Monti. Il suonatore John. Il pescatore. Stasera c'erano noi giovani, gente anche un po' più che aveva vissuto, no? La storia di De André, ma soprattutto anche noi giovani ho molti amici che ascoltano De André, quindi con noi continua a rivivere lui con le sue canzoni. Ah, sicuramente Bocca di Rosa emoziona sempre, e quindi questa sera ha suscitato le grandi emozioni che riesce a suscitare come al solito. Abbiamo apprezzata tutti quanti, anche in sala, e sicuramente fra di noi, oltre ai pezzi che magari conoscevamo meno questa sera, sicuramente Bocca di Rosa è riuscita a emozionarci come al solito. Ci ha riaperto il cuore ai ricordi, insomma, di un po' di tempo fa, di quando siamo stati tutti ragazzi, ed è stato veramente piacevole ascoltarlo, insomma. Ci ritroviamo in un posto come questo, a casa di amici, non importa, ma facciamo una cosa che è bellissima e che non dobbiamo disabituarci di fare, che è quella di guardarci negli occhi, raccontare storie e condividere delle piccole e allo stesso tempo grandi emozioni. Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno né l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. Fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comandi
affari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. De André ha seguito veramente il percorso di generazioni e generazioni, è stato un amico discreto ed è stata la coscienza sociale di tanti di noi e di tante generazioni. E la cosa impressionante è che a volte capita di trovare dei gruppi di ragazzi che prendono una chitarra in mano, cominciano a cantare le loro canzoni, ma tra le loro canzoni ci sono anche le canzoni di De André, che vuol dire che sta viaggiando verso il futuro, e questo è bello. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e i cappelli in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco porta l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ha una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi lancia un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Neppure il parroco che non disprezza il bell'effimero della bellezza, tra un miserere e un'estrema unzione, la vuole accanto in processione. La Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro al mor profano.